scelte di vita che diventano importanti progetti imprenditoriali. Siamo a Comano, nelle Giudicarie, e in questo paesaggio collinare e armonioso nasce l'esperienza di Sandro Malesardi, un allevamento ovicolo. Però sappiamo, Sandro, che la tua esperienza viene da un altro campo, viene da lontano. Sì, io ho iniziato a lavorare come programmatore ancora 20 anni fa e adesso pian piano ho deciso di cambiare un attimino stile di vita e dedicarmi all'agricoltura. E come ci racconti questa storia, il perché, ecco, di questa scelta? Mio padre aveva già le pecore già 25 anni fa e quindi ho iniziato a andare con lui al pascolo con un piccolo gregge di pochi capi. Però mi piaceva, è nata un po' la passione di stare con gli animali e pian piano adesso lui è diventato anziano e ho deciso di prendere in mano io le redini dell'azienda, diciamo. Un piccolo gregge, la razza è quella Tingola e quella Bergamasca. Esatto. Però la caratteristica è che è un allevamento stanziale di filiera, cioè cosa significa? Io ho deciso di riprendere in mano quei valori che venivano tenuti una volta e di lavorare tutta la lana e di conseguenza ho iniziato a cercare i macchinari e a informarmi sui metodi di lavorazione della lana e quindi ho creato una filiera di lavorazione della lana. Io le mie pecore le allevo con amore e poi passo dalla tosatura fino alla lavorazione di tutta la lana fino a produrre il filato e anche ad alcune lavorazioni artigianali finali. L'altra macchina lo fa in automatico, lo avvolge su una bobina, la bobina la metto direttamente sul filatoio e sono già a posto. In sé non è da lana, ma non ha una lana neanche da buttare via, è un po' più brutta dell'altra, è un po' più grosso come pelo. Qui stiamo vedendo anche un'altra protagonista di questa piccola azienda, che è la moglie Lorenza, che si occupa proprio della lavorazione artigianale. Sì, mia moglie mi dà una mano, mi assiste soprattutto, perché naturalmente anche a lei piace tutto questo mondo. Lei viene anche da un'altra realtà, lei è insegnante di musica e ha deciso di aiutarmi in questo impegno e ha iniziato a lavorare la lana. Anche lei quindi si occupa di fare il filato e anche di fare lavorare a maglia o a uncinetto per fare piccole produzioni di lavori. Amici di Buona Agricoltura, quello che vogliamo anche in qualche modo far capire, no, ai consumatori, ai cittadini, a chi ci segue, è che anche il piccolo è importante. Quindi anche le piccole realtà sono importanti perché fanno nel loro piccolo economia. Quindi qui c'è un sogno imprenditoriale che si svilupperà, no? Ne vedremo ancora. Sì, diciamo che sono il primo che ha deciso di riprendere questa attività in Trentino e cercando tutti i macchinari e tutte le lavorazioni riesco pian piano ad attivare questa filiera e darò anche supporto agli altri piccoli agricoltori, allevatori come me che hanno pochi capi e vogliono poter lavorare la lana. La lana che al momento è un rifiuto speciale, viene gestita come viene buttata in un inceneritore e si deve pagare per smaltirla. Invece con quest'idea riusciamo a recuperare questi piccoli mondi e riuscire a risviluppare un artigianato locale della lavorazione della lana. Sandro, tanti auguri, complimenti e auguri a te e a Lorenza naturalmente e noi magari torneremo anche a trovarvi quando si sarà ingrandito perché so già che il gregge arriverà a circa 50 capi, sì. Ci sono altri investimenti, quindi ci rivediamo. Grazie, noi scendiamo a valle e vediamo altre esperienze.